Arte e Fede, 17ª edizione. Quest'anno un ospite speciale, la regista Rachel Horvacher, appena tornata dal Festival di Cannes, dove ha presentato l'ultimo lavoro, La Chimera. Che anno straordinario è stato tra gli Oscar e il Festival di Cannes? Beh sì, adesso infatti è tempo di fermarsi perché è stato un anno molto movimentato, ho partecipato alla cerimonia degli Oscar, adesso la presentazione del film a Cannes, due progetti a cui sono molto legati, Le Pupille e La Chimera. Come è nato il progetto delle Pupille e soprattutto il coinvolgimento del 5 volte premio Oscar Alfonso Cuarón? Le Pupille è nato proprio da una richiesta di Alfonso Cuarón di partecipare a una serie di cortometraggi che lui vorrebbe fare, questo è il primo, che affrontano e raccontano le festività di fine dell'anno, e quindi mi chiamò e mi chiese se volevo fare un film, un piccolo film sul Natale. Subito ho avuto in mente una lettera che lessi molti anni prima, che Elsa Morante scrisse al suo amico Goffredo Fofi. E quindi subito pensai di trasformare questa lettera in un piccolo film. Mi sembrava che dentro ci fossero degli elementi molto legati sia al Natale, sia a una forma di spiritualità più alta, sia una forma invece di spiritualità molto più temporale. È un film, Le Pupille, che parla dell'Italia di ieri, ma lancia anche dei potenti messaggi per l'Italia di oggi e per le ragazze di oggi sullo spirito di libertà, un inno di libertà. Sì, è un inno di libertà e un inno anche a rompere la torta, no? Perché nel film c'è questa torta su cui le brame di tutti cadono, tutti vogliono tenere la torta tutta per sé e in qualche modo la ribellione di una delle bambine fa sì che questa torta debba essere divisa. E nel momento in cui viene divisa tutti la possono mangiare, anche quelli che neanche sapevano dell'esistenza di questa torta. E questo mi sembra che, se vogliamo vedere questa metafora un po' come qualcosa che accade anche oggi, dove questa torta sono le risorse del nostro pianeta e che possono essere divise e, diciamo, equa tra tutti. Nel tuo cinema c'è tanto del legame col territorio, con questi territori, quindi la parte che ricomprende l'Italia centrale, soprattutto un'attenzione ai temi della natura, del creato, ma anche al sogno, la favola. Quali sono stati i tuoi modelli? E molto spesso sei accostata al maestro Ermanno Olmi. Per te è un complimento? Per me è un grande complimento. Ermanno Olmi era un grande maestro e un grande anche amico che mi ha sostenuto negli ultimi anni della sua vita, ha guardato i miei film, abbiamo avuto un forte dialogo che è nato con Corpo Celeste e sicuramente quello che ho imparato da Ermanno Olmi è il fatto che forse si può fare questo lavoro anche non usando i mezzi della violenza e della sopraffazione del potere, che spesso invece vengono molto associati a questo lavoro, visto che è un lavoro molto gerarchico. Un'ultima domanda, sei legata alla città di Orvieto per motivi familiari, scolastici, ma anche al Festival Arte e Fede. È la terza partecipazione qui, quindi dal tuo primo film, Corpo Celeste. Sì, sono molto legata a Orvieto, dove è la città dove tuttora vivo, insomma non proprio Orvieto, ma nelle vicinanze di Orvieto. E questo festival mi sembra che diciamo affronti delle tematiche che mi sono care, cioè come l'arte può in qualche modo dialogare con una forma di spiritualità. Poi quale sia questa spiritualità è chiaramente forse è molto variegata la risposta che si può dare, però può il visibile raccontare l'invisibile, e questo forse è un po' la base del mio lavoro. Grazie.